Onorevole Presidente, cari colleghi, anzitutto vorrei darvi il benvenuto e salutarvi dalla mia città dove sta nevicando. Grazie per la presentazione dell'argomento. Questo è sicuramente un momento in cui dobbiamo pensare a come vogliamo che sia la realtà dopo la pandemia. E sicuramente una cosa che vogliamo è la riduzione del traffico su strada. Le strade sono sicuramente il mezzo l'infrastruttura più utilizzata per i trasporti. Quando si parla della direttrice tra nord a sud, vi è un fortissimo traffico di autocarri con 2,5 milioni di autocarri che attraversano la direttrice da nord a sud della Germania. Immaginate il traffico che si crea e l'inquinamento che ne deriva. Finora gli obiettivi non sono stati completamente raggiunti e anno dopo anno registriamo un costante aumento del numero di autocarri. L'obiettivo per l'Unione Europea era di ridurre del 30% il traffico entro il 2030, ma negli ultimi 3 anni abbiamo in realtà registrato un aumento del 25%. E quindi dobbiamo essere consapevoli dei problemi che questo può comportare. Chiaramente è importante il trasporto di merci, ma allo stesso tempo è importante il benessere anche dei cittadini, perché se parliamo della regione di Brema-Essen, vi è una forte quantità di popolazione che è esposta a inquinamento e ai problemi che ne derivano. Ho sentito parlare per anni di promesse, di accordi. Il Green Deal stabilisce obiettivi ancora più ambiziosi in termini di riduzione del traffico e dell'onere che questo comporta, ma se non interveniamo tempestivamente, se non prendiamo le decisioni che vengono richieste, e se non consideriamo il passaggio al trasporto su ferrovia su rotaia, non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. E se non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi, ne subiremo le conseguenze. Il 2020 sarebbe dovuto essere l'anno del trasporto su rotaia, sfortunatamente non è così e noi, gli enti locali e regionali, siamo quelli che devono sostenere il costo e farsi carico dell'onere dei trasporti. Vi chiedo quindi di essere attenti a questi aspetti e di dimostrare il vostro sostegno. Abbiamo l'opportunità di sviluppare nuove infrastrutture ed è per questo che credo sia molto importante avere all'interno del CDR un quadro chiaro per far fronte alle prossime sfide. Grazie.